Let's go! Bentornati ovetti su Mario e Luigi, Superstar Saga più scagnozzi di Bowser. Che faremo adesso, aggiungerei? Nello scorso episodio abbiamo terminato Bal Sorriso e siamo arrivati a Toadopoli. E a quanto pare il gioco non mi ha salvato dopo che ho visto la scena della prima parte del mondo 2, quindi la taglio perché si fa prima. Scusi? Vorrei andare nel mondo 2, grazie. Ecco, ora ci vediamo dopo la scena che ho già mostrato prima. Perfetto, adesso cominciamo con Putiferio di Rape. Allora, vediamo un po'. Mi sa che mi conviene andare così. Quindi vai subito allo scontro, senza perdere altro tempo. Abbiamo teoricamente una nuova unità, ossia una bobomba, ma prima vorrei vedere come me la cavo contro questi nemici qua. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Intanto ti becchi questo, ho sbagliato a premere A, ovviamente. Tanto per, uso il potenziamento, ed è un 50% di punti vita recuperati. Ok, mi sa che conviene non usarlo allora, il potenziamento subito. Ovviamente adesso mi fa tanto male. No, no, fermi, fermi. Si è potenziato la difesa, ma niente di che. Bam! Perfetto. Ora sì che io ho fatto male. Mi sa che va tutto bene per adesso, quindi mi preoccupo poco dei vari attacchi. Però vorrei, sapete com'è, andare avanti. Ok, perfetto. Dunque, ho per caso reclutato qualcuno? Vediamo, perché è possibile vederlo adesso. Non ho reclutato ancora nessuno. Ok. Allora, scontro finale, vediamo un po' cosa fare. Non interrompo gli attacchi normali di questi Koopa, perché non mi va, però vediamo cosa possiamo fare da soli. Intanto adesso uso l'effetto, appena me lo fa usare ovviamente. Ok, ed è attacco più, perfetto. Ora sì che finiamo in bellezza. Fantastic! E bisogna premere a quanto pare A con un tempismo molto strano quando attaccate con... beccati questo. Il Paragumba. Comunque, ouch. E adesso, fine! Allora, dico subito che io non ho fatto nulla dallo scorso episodio di Scagnozzi di Bowser, solamente perché non sapevo cosa fare, quindi... sì, comunque... Ehi là, uno dei nostri. Tutto bene, compagno? Il nome di sua rapacità, Bowser. Che fai? Non dimmi che Sughigno ha lavato il cervello pure a te. Un momento, siamo dalla stessa parte? Ah, non ti hanno svuotato le meningi. Sei solo un po' duro di comprendonio. Prima di tirare rapi a vanvera, dovresti assicurarti di aver preso di mira un nemico. Ascolta, scemotto, gli altri scagnozzi sono impazziti, mi hanno attaccato. Perciò tiro rapi a ogni scagnozzo che vedo e dopo faccio domande. Ah, capisco il tuo punto di vista. Per fortuna sono uno schivatore nato. Ok, innanzitutto dobbiamo capire come far tornare normali i nostri commilitoni. Va bene, è deciso, tu verrai con noi. È più sicuro muoversi in gruppo che da soli. Ah, beh, certo, nessun problema. Wow, è stato più facile del previsto. Bene, ho un nuovo alleato, mettiamocela tutta, ok? Ma quella bandiera vuol dire che sei al comando? Ma è solo un vezzo. Proprio così, cioè la prima che hai detto, sono il capitano di questa squadra. Ah, già, si vede dalla tua aura. Ah, puoi vederla pure tu? All'inizio non ero convinto, ma ora credo anch'io di avere la stoffa giusta. La tua aura? La tua è un'aura di stupidità più lampante che abbia mai visto. Ehi, come ti permetti? Mi permetto, sì, e posso fare il capitano anche io. Meglio che tu non sia l'unico. Come? Due capitani? Ma è assurdo. Hai mai sentito parlare del triangolo di attacco? È ovvio, praticamente l'ho inventato io. E quindi sai benissimo chi ha un vantaggio su chi? Come? È qualcosa di diverso dal triangolo di attacco? Un momento. Proprio come pensavo. Ok, procediamo allora. Cosa? Non mi rispondi neanche? Alcuni scagnozzi sono avvantaggiati contro determinati nemici. Però, buona sapersi, lo sapevi già, ciccio. Per esempio, noi tipi timidi rendiamo al massimo contro i Lakitu e i Lakitu Piranha, perché appunto volano. Ha senso. Sta a vedere. Bel colpo critico.
puoi trovare maggiori dettagli nel menu formazione. Quarto muro. Studia la guida e allenati. Impara i punti di forza e i punti deboli delle truppe. Ah, certo, sono tutte cose che so. Se il capitano è debole, tutta la squadra è debole. Sì, credo sia così. Impara bene queste nozioni e le tue abilità miglioreranno. Ehi, aspetta solo un minuto. Va bene, cosa c'è? Devo dirti proprio tutto? Forza, proseguiamo. Hai reclutato un tipo timido, ora puoi sceglierlo come capitano. Wow, secondo capitano, perfetto. Inoltre vorrei provare, ok, ad usare, non il tipo timido, ma la bobomba, perché voglio sapere cosa fa. No, fermi. Allora, ci sono solamente loro? Allora, sapete una cosa, ci conviene mettere tutti, e dico tutti, questi qua, ok? Magari, beh, ne abbiamo un bel po', quindi possiamo davvero mettere tutti quanti Martel Koopa. Vorrei allenare un po' la bobomba, perché non voglio sapere cosa fa, insomma. Tanto per sicurezza metto anche... il volante non ci serve, giusto? Ci serve più questo che altro, quindi metto un altro di questi Martel Koopa. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, nessun boost? Strano. Se ne metto 6? No, ok, quindi dov'è? 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 Riprendo questo qua. Al posto del più debole, ossia questo. Spero che vada bene, conferma. E quindi andiamo a rasoghigno. Eccolo là, è Sogghigno. Ridacci sua malignità, Bowser. Ehi, Lucky tu! Shh! Se ci scopre, per noi è la fine! Eh? La fine? Ascolta, non potete andare al villaggio! Ma là c'è lo stramboide che ha rapito sua perfidia Bowser! E potrebbe avergli fatto il lavaggio del cervello! Dobbiamo salvarlo! Certo, ma per come siamo messi ora, non abbiamo alcuna possibilità! Già, non siamo che un pugno di scagnosi agli ordini di un Goomba senza arte né parte! Ma senti questo! Lasciate fare a me, ok? Cosa hai in mente? Beh, come saprete, il trataplano è esploso spettacolarmente. L'esplosione ha sparpagliato gli scagnozzi per tutto il regno di Fagiolandia. Tu ti occuperai di radunarli e di reclutarli tutti prima di sferrare l'attacco decisivo. Io andrò in perlustrazione e ti dirò dove trovare gli altri scagnozzi. Così tu potrai andare a recuperarli, che ne dici? Sì, credo di aver capito. Avanti, sbrighiamoci. Che? Scusate, ma non ho potuto fare a meno di origliare. Lakitu, ascolta un po' qua. Da adesso lavorerai per me. Sto radunando un esercito enorme per padron Sogghigno. Signorino Larry, un momento. Beh, a quanto pare è il momento giusto per reclutare. Ho un sacco di Lakitu, se è possibile reclutarli, ovviamente. Quindi, cominciamo con l'attacco normale. Ora, il tipo timido può usare rinforzo? Cosa fa il rinforzo? Non ne ho idea. Vedremo, penso, più avanti. Oh, questo attacco è stupendo e fa un sacco di danni a tutti. Rinforzo, vai. Cosa fa? Cosa fa? Non lo usa. Eccolo qua. Ah, chiama un altro Goomba? O un altro alleato? Cosa molto buona allora, perfetto. Adesso, siamo un po' debolucci per questo punto di gioco, molto probabilmente. Spero vivamente di riuscire a superare questa e almeno le prossime due o tre battaglie, perché mi allenerò off camera.
rifacendo queste lotte. Il punto è che ora come ora, come potete ben notare, non so cosa fare. Incitamento? Cosa fa incitamento? Beh, lo vedremo mai, perché abbiamo troppi pochi PC. Comunque, Goomba Smash! Ora, cerchiamo di annullare i colpi speciali dei nemici. Oh, e colpirli questi! Perfetto, questo fa male. Ancora! Supremo A! E intanto finalmente abbiamo un comandante che... Ho sbagliato. No, ho fatto bene. Ho usato Diniego per sbaglio, però, chi lo venia. Ho sprecato un punto PC. Wow, mi sa che riusciamo giusto giusto per il rotto della cuffia a superare la... Per il rotto della cuffia a superare la battaglia. PC ripristinati 1. Abbiamo 2 Diniego. Cerchiamo di sfruttarli, Allora, vediamo un po' cosa possono fare. Intanto vai Lakitu, cioè vai Martel Koopa. Perfetto, non sto sbagliando, l'importante è quello. Non ti azzardare nemmeno. Ok, non usate altri. Perfetto, il Martel Koopa che fa tanti danni. Intanto io faccio critici, quindi buon per noi. E a quanto pare i nostri critici sono molto buoni. Dai, fai un attacco speciale. Dai, fai un attacco speciale. Non te lo posso annullare, ciccio. Comunque, annullato. Perfetto, adesso abbiamo già praticamente vinto. Mancano gli ultimi 2 colpi, anzi uno. E fine, vittoria. Ho per caso però reclutato qualcuno? Perché, non lo so. Non ho reclutato nessuno. Mi sa che non è possibile reclutare nemici alla prima volta, allora. Ehi, signorino Larry, aspetti. Temo che i boserotti siano dalla parte di Sogghigno. Cosa? Non è possibile. Hanno lavato il cervello pure a loro? Credimi, il signorino Larry ha iniziato a parlare a vanvera. Padron Sogghigno di qua e disgustevole di là. Oh no, ma è terribile. Pare che la strega Ghignarda voglia conquistare il regno di Fagiolandia. Il mondo in realtà, ma ok. E ora sembra che i boserotti stiano con Sogghigno. Stanno già attaccando i vari punti del regno di Fagiolandia. Ah, a dire la verità non mi importa poi molto di questo regno. Con l'aiuto dei boserotti avremmo avuto una chance contro Sogghigno. Non avrei mai pensato che potessero passare al nemico. Non c'è problema, ho un'idea. Sconfiggeremo i boserotti. Li faremo rinsavire, con le buone e con le cattive, e li riporteremo dalla nostra parte. Lo dici come se fosse una cosa semplice. Non so ancora come faremo, ma so che per batterli dovremo diventare più forti. Allora, che ne dite? Quest'idea non mi fa del tutto schifo. Sì, agire senza riflettere. Così fanno gli scagnozzi. Seguiamo il piano del Capitan Goomba. È l'unica speranza. Io andrò in perlustrazione alla ricerca di altri scagnozzi. Contiamo su di te. Sconfiggere i boserotti per reclutarli e poi salvare Bowser. Gli scagnozzi sono determinati a sfidare un nemico potente, mai affrontato prima. Vinceranno? Sarà il tempo a dirlo. Hai reclutato Lakitu. Oh, bene, quindi qualcosa riusciamo a farla, a quanto pare. Intanto, level up! Fagiolo Esp Volo S. Lakitu è di livello 7 ed è volante. È forte contro i fagiolotti e i cupistrici, ma è debole contro le rape dei tipi timidi. Ok, lo terrò a mente. Dunque, dobbiamo cominciare con quello più semplice, è questo qua. Allora, vediamo un po' i nemici. È buono e riempire di rape i Lakitu e Lakitu Piranha. Quindi non possiamo usare i Lakitu in questa formazione. Abbiamo inoltre questi qui che sono Yali Trupina. Quindi mi sa che devo andare con una formazione mista. Con intanto questo, perché abbiamo bisogno di attacchi fisici. Ovviamente, un altro di questi qua. E abbiamo, oh, metà e metà, morale e fortuna. Mi sa che provo con questo, dai, tanto per. Non credo di avere altri potenziamento, tanto per. Abbiamo dei fagioli da lancio, li uso su... dov'è quello? 5? Eccolo qua. Level up. Non level up. Fagioli esp volo. Lakitu lo userò più avanti, quindi per adesso gli do almeno un punto. E fagiolo esp mischia lo do alla bobomba perché voglio vedere l'attacco speciale. Vai. Perfetto. E l'esp volo numero 2 lo tengo perché non si sa mai. Quindi facciamo. Svolazzando con i tipi timidi.
E si comincia, abilità bonus. Ora, vediamo cosa riusciamo a combinare qua. Intanto vorrei far notare, non abbiamo unità volanti, quindi siamo a posto per questa battaglia almeno. Abbiamo effetto casuale e diniego, non abbiamo rinforzo. Oh no, aspetta! La bobomba è esplosa? Va bene che ha senso, ma allora no, assolutamente no. Non ti azzardare. Se la bobomba esplode... Quanti attacchi fanno questi Lakitu? Peccati questo. Cioè, questi tipi timidi. Siamo messi molto, molto male. Non vedo l'ora di tagliare questo episodio. Di finire l'episodio, intendo. E di fare allenamento off-camera perché ne abbiamo disperato bisogno. Ok, quindi la bobomba probabilmente fa danni estremi. Ma si manda KO da sola. Quindi attenzione. Abbiamo reclutato un tipo timido. Perfetto. Ora siamo contro troppi tipi timidi. Ah, non abbiamo abbastanza unità. Ah, maledizione. Sì, avrei dovuto fare altre cose. Un attimo, effetto casuale, vai. Cos'è? Precisione me... Oh, questo mi sa che ci può salvare davvero tanto. Spero che... Esatto, la bobomba non faccia un attacco speciale. Perché non ti azzardare. Perché non voglio adesso esplodere. Non ti azzardare. Abbiamo finito i punti, ma credo e spero di aver fatto bene. Infatti, abbiamo fatto benissimo. Vittoria! Ora, il tipo timido. Quindi è possibile reclutare nemici... com'è che si chiama? Durante le lotte principali. Cosa buona. Level up. Tutti livello 7. Esatto. Inoltre Capitan Goomba adesso ha qualcosa di incrementato. Non ho capito cosa, ma... Ehi. Ora abbiamo contro Lakitu e normali. Quindi va bene stare così. Il triangolo ci dice che ci serve... Ah, mi sa che qua ho sbagliato nel frattempo, eh. Sì, ho sbagliato. Dovevo mandare in campo... un attimo. Truppe terrestri e truppe... No, allora è giusto. Qui servono invece truppe da lancio e truppe volanti. Ok. Allora, la formazione che ci hanno consigliato anche nello scorso episodio di Sky and City Bowser. In pratica voglio questo un'altra volta. Poi, abbiamo detto da lancio e volanti, no? Quindi da lancio e volanti. C'è un Lakitu qua bello fresco, insomma. Andiamo anche di... non è possibile ordinarli. Ah, grazie. Per... tipo, grazie mille, mamma mia, finalmente. Per tipo livello, per essere precisi. Mi sa che se faccio un'altra volta metà e metà, mi dà un bonus. Vediamo se ho ragione. Esatto, metà e metà C, punti vita e difesa. Abbiamo qualcuno che per caso è di livello... No, ok. Quindi mandiamo questa. Abbiamo comunque la squadra di livello 7. Direi che va bene così. Non abbiamo contro tipi timidi, giusto? Perfetto, quindi facciamo subito occhio alla coda. Allora, nel frattempo, lo dico subito, credo, perché non lo so ovviamente, che... Non ti azzardare. Che... Com'è che si chiama? Non ti azzardare, ripeto. Fate parlare un attimo. Pausa, ok. Credo che non si possano reclutare i nemici non di Fagiolandia. Cioè, di Fagiolandia, ok? Credo sia possibile reclutare solamente i nemici del Regno dei Funghi, insomma. Cerchiamo di non sprecare tutte quante le nostre abilità speciali. Ora vengo colpito. Oh no, il danno che mi ha fatto. Ah no, il danno che mi ha fatto, che dolore. Oh mamma mia, qua siamo messi molto male. Abbiamo solo un Lakitu contro... Ma no, aspetta, ce la facciamo. Il problema non è quello, il problema è che il Lakitu è forte. Ok, colpisci, un'altra volta magari. Non importa se perdo un altro alleato. Ah, devo per forza allenarmi off camera, è obbligatoria come cosa. Nel frattempo critico, abbiamo sconfitto il nemico, dai. Vittoria, il perfetto non ci interessa più di tanto, ma grazie mille. Allora, PC ripristinati solo uno? Devo reggere con questi allora. Vediamo cosa riusciamo a fare. Non posso. Tanto è normale, potrebbe farmi poco danno. Potrebbe farmi poco danno. Potrei perdere qua, Ok, intanto il danno l'ho fatto. E bisogna cliccare due volte A con il paragumba, Tanto per... col Goomba volante. Ok. Non il paragumba, è uguale. Ora, a meno che non ci sconfigge in un colpo solo. Ok, ci fa un critico. Quindi, bam, intanto. Quindi attenzione ai Lakitu perché possono fare colpi critici contro le vostre unità martello, insomma. Almeno le unità martello e martel cupa. Ora vediamo un po'. Scontro finale. Ora posso usare incitamento. Vai. Per sua malignità Bowser. Morale up. Il morale cosa fa? Non ne ho idea. Forse è l'attivazione di abilità speciali. E mi sa proprio di sì. Perché sto spammando adesso abilità speciali. E vai così. Perfetto. Allora il tipo timido è molto meglio di Capitan Goomba, insomma. Quindi Capitan tipo timido.
tipo capitano. Non lo so. Intanto ouch. Però tu ti becchi questo, questo e finish. Perfetto. La vittoria è servita su un piatto non d'argento. E devo reclutare tipo altri nemici che non ho reclutato in questa battaglia. Ah, mi sa una cosa. Credo che il Lakitu, quelli là, come che si chiama, con la foglia, quelli lì, insomma, non possono essere reclutati. Questi sono i Lakitu Piranha. Ma me lo dici se posso reclutarli o no? Oppure, un attimo, prima le azioni. Posso per caso aggiungerne un'altra? No. Abbiamo effetto casuale, ma non lo possiamo usare. Che cos'è questa blasfemia? Ok, qua intanto abbiamo... Ci servono le unità fisiche e unità volanti, giusto? Sì, però più unità fisiche. Allora, qual è la differenza? Pianta vagante falò. Ehi, ma i più motti e magi bruchi non sono infiammabili? Questo non lo so. Ma può bruciarsi la sede, dopo tutto è pur sempre una pianta. Ok, e questo è il nostro fagiolotto normale. Ok, formazione allora. Vediamo un attimo. Abbiamo bisogno, abbiamo detto, di contro fisica, quindi. Quindi prendiamo le unità fisiche. Quindi abbiamo detto, no, fermi, mi serve questo. Sì. Ancora. Facciamo un'altra volta metà e metà? No, mi conviene invece stare più sul Goomba e più sugli attacchi volanti. Sì, ok, quindi Lakitu adesso. Però mi servono comunque dei Goomba, quindi saranno pedini sacrificali, ma voglio dei Goomba qua. Oh, perfetto, doppio supporto aereo e Goomba valorosi. Spero che vada bene. Conferma, dai, tentar non nuoce. E questa è l'ultima battaglia della giornata, spero di vincerla ovviamente. Avrei giurato di aver visto delle piante piranha vaganti da queste parti. Accidenti, qui non c'è nessuno. Mi sentirei molto meglio se reclutassimo altri scagnozzi al più presto. Aspetta, un momento solo. Salve amico, vedo che non sei una pietra parlante in fondo. Sei chiaramente un Goomba del regno dei funghi. Nella nostra terra sono famosi quasi quanto Mario e suo fratello. Com'è? Davvero? Credo che potrei abituarmici. Ma certo, i Goomba sono famosi per essere sempre i primi a venire pestati da Mario. Aia, la verità fa più male dei pestoni, ma non posso negare l'evidenza. Ad ogni modo, simpaticone, hai forse visto delle piante piranha nei paraggi? Se dicessi di sì, sarebbe una bugia. E poi, non ho tempo da perdere in chiacchiere. Scusate i modi bruschi, ma devo andare. Alla prossima volta. Ma cosa... Quanta arroganza. Per uno dall'aria tanto per bene. E nel frattempo... Beh, allora non ci resta altra scelta che trovarle da soli. Pianta piranha? Pianta piranha! Dove sei? Pianta piranha? Ah! Aspetta, ammetto che sembra un dolciotto appetitoso, ma... Non c'è condimento o frittura che tenga. Ho un saporaccio. Non saprei, i funghi sono molto buoni, eh? Frittura, non è la peggiore delle idee. Ma non divaghiamo, perbacco. Per pietà, lasciami andare. Sei diversa dalle piante piranha delle nostre parti. Ah, deve trattarsi della varietà indigena del regno di Fagiolandia. Ehi, smettetela di discutere e datemi una mano. Quelle sono piante piranha degli scagnozzi come noi. Aia, che zanne aguzze. Meno male che ho la testa dura. Avevi ragione, hai davvero un saporaccio. Ma ancora non abbiamo provato a friggerlo. O forse con delle spezie. Fermi tutti. Certe cose non fanno ridere. L'ammutinamento, per esempio. Possiamo finalmente cominciare? Direi di sì. Vediamo se reggiamo la battaglia. Allora, siamo contro... Abilità bonus, intanto. Contro un sacco di unità. Ho fatto bene a portare un sacco di unità a terra, allora, terrestri. Non ti azzardare. Non ci penso nemmeno. Intanto incitamento ce l'abbiamo anche noi. Ok, ho fatto il fantastico allora. Perfetto così. Mi sa che incitamento è molto buono verso la fine del livello, quando è possibile fare un sacco, e dico un sacco di danni con le abilità speciali.
Quindi vorrei tenermi abbastanza punti per quello. Ne abbiamo quanti di punti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi sono un incitamento e un diniego. Va bene così, per ora. Per ora. E dunque, scontro finale. Facciamo una cosa. Incitamento, subito. È l'ora di mettercela tutta. Morale up. E adesso, attacchi speciali a destra e a manca. Boom, intanto. Problema della bobomba, che toglierò subito, lo dico subito. Intanto ho fatto un fantastico con il Lakitu, ho fatto un danno estremo. La bobomba esplode dopo l'attacco speciale. Questa cosa non mi piace per niente, ok? Quindi la toglierò dopo questa lotta. Inoltre mi allenerò off camera. Raggiungerò, penso, il livello 10 con la squadra, perché voglio stare davvero bene. E quindi, sì. Inoltre, ditemi che ho reclutato almeno una pianta piranha per la storia. E ora andiamocene da questo posto folle. Dobbiamo... eh? Ci sta guardando, mi fa venire i brividi. Ha intenzione di seguirci o che? Ehi, guardate là. E quello cos'è? Avete visto? Sembra un gustosissimo fagiolo volante. Forse friggendolo. Meglio non pensarci. Avanti tutta, stomaco vuoto. Almeno una pianta ce l'ho? Ok, pianta piranha vagante falò. Perfetto. Allora, intanto... un bel po' di esperienza. Fagiolo esp mischia. Ed eccola qui. I piumotti e i marghibruchi non sono infiammabili. Li incontreremo adesso, credo. Comunque vorrei far notare. Intanto, vediamo. Oh, il trio rivale. E intanto fuoco incrociato a Fagiolandia. Ok, faremo queste 1, 2, 3, 4 scene, tra virgolette, nel prossimo episodio. Ma, dov'è? Eccola qua. Questa pianta qui. Non l'abbiamo ancora vista nel let's play, ma incontreremo un nemico molto simile a questo, se non identico. Però è un piccolo spoiler, tanto per... Ok, quindi, nella prossima parte di Mario e Luigi, Superstar Saga più scagnozzi di Bowser, intanto mi allenerò off camera e poi proseguiremo con, appunto, Superstar Saga. Penso a questo punto... non subito ovviamente, ma a un certo punto di alternare. L'episodio delle 15 sarà sempre scagnozzi di Bowser. L'episodio delle 17 sarà sempre Superstar Saga. Si vedrà adesso, ancora non lo so. In ogni caso, see you next time, dopo l'allenamento. Beh.